Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con Cobiz. Ho pensato di realizzare un charms a forma di albero di Natale ed ecco qui il risultato. Ho realizzato questo graziosissimo alberello tutto sbrilluccicoso con i materiali appunto di Cobiz con le perline. Infatti sul sito di Cobiz troverete anche le rocaille della Toho e infatti ho utilizzato le rocaille che ho preso appunto dal sito e anche i cipollottini. Io spero che il tutorial sia di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. In passato l'ho realizzato anche la versione più micro, però adoro questo qui realizzato appunto in collaborazione con Cobiz perché l'ho reso ancora più particolare e dettagliato. Vi lascio al tutorial. Ciao! Il materiale per poter realizzare il charms a forma di albero di Natale è il seguente. Innanzitutto una sola colorazione di rocaille 110, possono essere rocaille Toho, Miyuki, Preziosa, qualsiasi marchio di rocaille avete in casa va benissimo, a parte appunto quelle lì irregolari. Quelle irregolari non vanno bene, non danno struttura appunto all'albero. Quindi io andrò ad utilizzare le rocaille della Toho in questa bellissima colorazione verde, ma volendo potete anche utilizzare una nuance un po' più chiara o anche più scura per la base del vostro albero di Natale. Qui abbiamo un silver lined green e qui abbiamo un silver lined emerald, quindi potete tranquillamente utilizzare per la base o un colore più intenso o un colore un po' più chiaro di verde. Importante che siano rocaille 110. Per quanto riguarda le rocaille 110, il discorso è diverso. Mentre per quanto riguarda la base del nostro alberello deve essere appunto un'unica tonalità, per le rocaille 110 abbiamo bisogno di più tonalità. Quindi di un oro, di un bianco, di un verde, di un rosso, tutti i colori riconducibili appunto a un albero di Natale. Quindi anche un verde chiaro, un colorazione crystal, in modo da dare quell'effetto molto vivace e colorato al nostro albero. Stesso discorso anche per quanto riguarda i cipollottini. Quindi avremo bisogno di cipollottini da 3x2 nella tonalità verde, crystal, bianco oppure anche tonalità rossa, quest'altra tipologia di verde, un golden, quindi tutte le colorazioni che appunto sono riconducibili ad un albero di Natale. Poi ovviamente avrete bisogno anche di un anellino, io andrò a utilizzare questo qui da 4 mm per creare appunto il nostro charms e poi vi occorre un ago misura 10 e poi come filo sto utilizzando un fineline da 0,15 mm colorazione crystal. Buon tutorial! Il primo passaggio è quello di creare appunto la struttura del nostro albero di Natale. Quindi ho inserito sul mio ago esattamente 8 rocaille 110. Le porto alla fine del filo, rientro in tutte le perline andando in direzione opposta ed effettuo appunto 3 nodini. Rieccomi, questo è il risultato. Effettuato 2 nodini e ho unito anche i fili con un altro piccolo nodino. A questo punto rientro con l'ago esattamente in queste 2 rocaille 110 in basso. Inserite 6 rocaille 110 sul vostro ago ed eccole qua e rientrate in queste 2 perline andando in direzione opposta, in questo modo. Ed ecco qua. Ripassate adesso con l'ago in 4 perline, solo in 4. Tirate ovviamente bene il filo e aggiustate anche un po' le perline, vedete in questo modo. Per ogni lato ci sono 2 perline. Di nuovo 6 rocaille 110 ed eccole qua. Rientrate con l'ago sempre in queste 2 perline andando dal basso verso l'alto e tirate il filo. Stesso discorso ripassate soltanto in 4 rocaille 110, quindi sono ripassata nelle prime 3 e ripasso anche nell'ultima rocaille, la quarta. Ed ecco qua, stringete bene il filo e di nuovo 6 rocaille 110, eccole qui, e rientrate nuovamente in queste 2 perline dall'alto verso il basso, in questo modo. E poi nuovamente ripassate in queste 4 perline. Per ripetere nuovamente il medesimo passaggio, quindi di nuovo 6 rocaille 110 e rientrate di nuovo in queste 2 perline dal basso verso l'alto.
Ed ecco qua come si presenta appunto il primo giro. Adesso io ripasso in tutte queste perline, vedete, ripasso di nuovo in queste tre perline e ripasso anche in queste tre, in modo che giro la lavorazione, vedete, in questo modo. Quindi mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille qui, inserite una rocaille 110 sul vostro ago e rientrate nelle due rocaille 110 che vengono appunto subito dopo in queste due e tirate il filo. Di nuovo una rocaille 110 e rientrate in queste due rocaille che vengono subito dopo. Di nuovo una rocaille e rivado in queste due rocaille 110, rocaille 110 e rivado in queste due rocaille 110. A questo punto una rocaille 110 e rientro in queste due rocaille 110 laterali. Di nuovo una rocaille 110 e rivado in queste due rocaille 110. Di nuovo una rocaille 110 e rivado in queste due rocaille 110. Ed ecco qua. Questo è come si presenta al momento il nostro lavoro. Vado in pratica a ripetere i medesimi passaggi che appunto ho fatto qui in basso, quindi inserirò sempre una rocaille 110 e andrò con l'ago nelle due rocaille 110 che vengono subito dopo. Ed eccomi qua, questo appunto è il lavoro al momento. A questo punto da 5 quadratini dobbiamo realizzare appunto 4 quadratini. Quindi bisogna sempre tener conto che ogni quadratino è formato appunto da 8 rocaille 110. Tenendo conto appunto che se andiamo a realizzare altri quadratini qui in alto, le rocaille, due rocaille della base già sono presenti. Andremo ad inserire soltanto 6 rocaille 110. Quindi inserite le 6 rocaille 110 sul vostro ago ed eccole qua. E rientrate esattamente, giro la lavorazione per comodità, io mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina qui sporgente, rientrate in queste due perline, quella sporgente e quella accanto. In questo modo abbiamo appunto creato il primo quadratino del secondo rigo. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille qui sporgente, ripassate in queste due rocaille accanto, in queste due e anche quella lì sporgente, quindi queste tre rocaille, inserite 6 rocaille sul vostro ago e rientrate in queste due rocaille, attimino che infilo l'ago e vi mostro, in quella sporgente e in quella accanto, aggiustate le perline. E questo è il lavoro al momento, vedete? Il secondo rigo, vedete, è differente ovviamente dal primo, perché mentre il primo tutti i quadratini sono tutti quanti collegati tra di loro, il secondo rigo, l'inizio e la fine sono appunto separati, soltanto la parte centrale sono collegati. Quindi vado a rinfilarmi in questi due rocaille qui nel lato per andare a creare il terzo quadretto del secondo rigo. Quindi in questo caso andrò ad inserire 4 rocaille 110, quindi 4 rocaille perché appunto 2 sono già presenti sul lato e 2 sono già presenti qui in basso, quindi infilo l'ago sempre nella perlina sporgente e in quella accanto, tiro bene il filo, ritorno di nuovo in queste due perline, queste qui appunto centrali che collegano i due quadretti, giro il lavoro e rientro in queste due rocaille, in queste due rocaille andando verso il basso e rientrate esattamente in queste 4 rocaille che poi sono, qui c'è quella sporgente, sono rientrata in queste due, in questa sporgente e in questa qui accanto a quella sporgente.
Adesso inseriamo 6 locali l'11-0 perché, come vi dicevo prima, l'inizio e la fine del secondo giro sono appunto in questo punto separati. Quindi 6 locali e rientro nella locali sporgente e in quella accanto. Ed ecco qua come si presenta al momento il lavoro. Vado un attimo ad aggiustarlo. Tenete conto che ogni lato appunto è formato da due rocaille e questo è il risultato al momento. A questo punto reinserite l'ago in queste due rocaille andando verso l'alto. Inserite una rocaille 11-0 sul vostro ago e rinfilate l'ago in queste due rocaille 11-0 qui in alto. E tirate bene il filo. Adesso due rocaille 11-0 e rientrate in queste 4 rocaille 11-0 che poi sono appunto le rocaille poste di questi due quadratini, queste qui in alto, e tirate il filo. 2 rocaille 11-0 e rientrate in queste due rocaille 11-0, in queste qui, sempre quelle in alto. Ed eccomi qua, questo è il risultato al momento. Adesso inserite una rocaille 11-0 sul vostro ago, ed eccola qua, e rientrate in queste due rocaille 11-0 andando appunto verso il basso e tirate il filo. Adesso ripassate anche in queste due rocaille della base e in queste due rocaille che vanno verso l'alto. E rientrate direttamente in queste due rocaille. In pratica lasciate le prime tre e rientrate in queste due rocaille 11-0. Inserite 6 rocaille 11-0 ed eccole qua e rientrate nuovamente in queste due rocaille 11-0. Risalite anche in queste due rocaille laterali. Inserite 4 rocaille 11-0 e rientrate con l'ago in queste due rocaille. Un attimino che vi mostro. In pratica dovete saltare questa rocaille qui in basso e rientrare da destra verso sinistra in queste due rocaille. E tirate il filo. Ripassate ovviamente anche in queste due rocaille centrali. Ripassate in queste due rocaille in alto, in queste due rocaille andando verso il basso, saltate questa e rientrate in queste due rocaille accanto e inserite altre 4 rocaille 11-0 sul vostro ago e rientrate appunto in queste due per collegare i due quadretti e di nuovo in queste due della base. Risalite nel lavoro in queste due rocaille laterali e abbiamo appunto realizzato anche il terzo rigo. A questo punto inserite una rocaille 11-0 sul vostro ago e rientrate in queste due rocaille 11-0. Di nuovo una rocaille 11-0 e rientrate in queste due rocaille 11-0 che vengono subito dopo. Di nuovo una rocaille e rivado in queste due rocaille 11-0. Di nuovo una rocaille e riscendo in queste due rocaille laterali. E questo è come si presenta al momento. Adesso inserite anche l'ago in queste due rocaille qui della base, in queste due. Risalite anche in queste due rocaille qui centrali. Ed entrate con l'ago solamente in questa rocaille 11-0 qui. Inserite 6 rocaille sul vostro ago ed eccole qui. Infilate l'ago sia in questa rocaille qui sporgente e anche nella rocaille da dove siamo partiti, in queste due. Ed ecco qua, abbiamo creato il nostro quadretto. Adesso il secondo quadretto andremo appunto a crearlo in questo punto qui, quindi saranno due quadretti separati. Quindi ripasso in queste 6 rocaille appena inserite, quindi ripasso in tutte queste rocaille.
passate col lago in queste quattro locale, che sono appunto queste due centrali, questa sporgente e questa qui vicino appunto a quella sporgente. Inserite 6 locale 110 e rientrate in questa sporgente e in questa accanto. E abbiamo appunto creato il quarto rigo. Adesso risalgo, ripassate appunto in queste due rocaille, inserite una rocaille 110 sul vostro ago e rientrate in queste due rocaille qui in alto. Di nuovo una rocaille e ripassate in queste due rocaille, un'altra rocaille e ripassate in queste due rocaille andando verso il basso. Ripassate anche nelle due rocaille qui della base. Ed eccole qua. Ripassate anche in queste due rocaille qui andando verso l'alto e ripassate soltanto nella prima rocaille qui appunto sulla sinistra. Vado a realizzare l'ultimo quadratino. L'ultimo quadratino sarà su base 3. Ho inserito 7 rocaille 110 e rientro esattamente in queste 3 rocaille 110 in queste tre. Risalgo in queste quattro rocaille, inserite 6 rocaille 150 oro e rientrate solo nella quarta perlina andando in direzione opposta. E abbiamo appunto creato l'asolina che poi ospiterà l'anellino. Abbiamo completato la base del nostro alberello. E adesso non ci resta che decorarlo con i vari cipollottini e rocaille 150. Per la decorazione potete tranquillamente decorare come più vi aggrada, mettere i cipollottini diritti in questo modo o anche posti verso destra, posti verso sinistra, fare una decorazione caotica, potete farla come volete, potete anche giocare con i colori, mischiando appunto tutte le tonalità che abbiamo qui sul tavolo. La decorazione potete farla davvero come volete. Ripassare un po' tra le perline e aggiungere appunto i cipollottini di tutti i colori che preferite. Tipo per esempio qui ho messo il verde, qua ci posso aggiungere un po' di rosso, un po' di crystal, un cipollottino bianco in questo caso, vedete, per creare questo effetto un po' colorato. Mi rinfilo in queste due in basso, vedete? Per creare questo effetto potete anche solo inserire rocaille 150 sul vostro ago e rientrare in queste due rocaille qui, cioè potete decorare come preferite. Ed ecco qui il risultato finale. Io davvero lo adoro. Poi questi cipollottini sono davvero luminosi e rendono il tutto davvero molto molto carino. Vedete, la decorazione caotica è davvero semplicissima da fare e questo è il retro appunto del ciondolo. E niente, io spero che questo tutorial in collaborazione con Cobiz sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un pollicino se vi va e un commento. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!